Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato e documentato con le nostre telecamere il degrado della stazione ferroviaria della Magliana. Oggi siamo lieti di farvi vedere che sono iniziati i lavori per ripulire la struttura. Chiara Lico. A meno di 48 ore dal nostro viaggio nella fermata della metropolitana Eur-Magliana, allertati da una cittadina che denunciava sporcizia, insicurezza e presenza di topi, tutto documentato dalle telecamere, torniamo nella stessa stazione per rendere conto dei provvedimenti presi. Ecco il sottopasso incriminato. Ieri pomeriggio una squadra di AMA disinfestazione, su ordine del gabinetto del sindaco, ha bonificato quest'unica via d'accesso con cui i pendolari raggiungono il parcheggio e i binari. Abbiamo mantenuto l'impegno rispetto alle denunce che sono state effettuate dai cittadini per la presenza di ratti. Ci occuperemo ancora di questa stazione Eur-Magliana, lo abbiamo già fatto con la presenza dei militari e dell'arma dei carabinieri, presente praticamente H24 per il controllo della stazione. Un controllo esterno, mentre per quanto riguarda sia la parte dei binari che quella del parcheggio, ricettacolo di sporcizia di ogni tipo, troppo spesso data alle fiamme, nel giro di 3 settimane sono attesi interventi che prevedono l'installazione di videocamere di sorveglianza collegate con la centrale ATAC e colonnine SOS per richieste di aiuto di qualsiasi tipo.